Stragi P2 poteri occulti, quando la verità delitto d'Antona, tutto d'Antona qui. Se dovessi dare un numero al fascicolo che mi sta più a cuore, è proprio il fascicolo che numererei come fascicolo numero uno, quello intitolato a mio padre. Flamini è il cognome di una numerosa famiglia di antifascisti romagnoli. E io appartengo a quella famiglia. Ed è stato per me quasi un trauma quando un giorno appresi che mio padre nel 1922 era stato picchiato a sangue dai fascisti. Quindi la storia dell'archivio trova le sue radici nella storia di questa famiglia, della famiglia Flamini. Ecco perché l'archivio si chiama Archivio Flamini. Io ho potuto svolgere attività politica liberamente perché avevo documenti sicuri rilasciatimi dalla Kommandantur, dal comandante delle truppe tedesche nella città. Apparivo come un ufficiale della Todt, l'organizzazione tedesca per il reclutamento dei lavoratori che dovevano eseguire i compiti di ricostruzione o di costruzione richiesti dai tedeschi. Ebbene, mi sono sempre servito di questi documenti e ho potuto diffondere stampa, svolgere la mia attività clandestina e mi attribuirono l'incarico di commissario politico della Brigata GAP. Allora avevo anche il compito proprio di custodire i documenti della Brigata. Tenevo anche l'amministrazione della Brigata e conservavo i volantini, i giornali clandestini, il Garibaldino, il Combattente, l'Unità, che distribuivo come commissario politico ai vari distaccamenti, ai gruppi, alle squadre. Ecco, ho imparato a conoscere il valore della documentazione. E tutto mi è servito, poi mi servirà negli anni. Nell'anno 1964, nel ventennale della Resistenza, di scrivere il libro Resistenza in Romagna insieme al professor Marzocchi, ed è un contributo che mette in rilievo una caratteristica particolare
della nostra resistenza, che è una resistenza di popolo. Io sono convinto che non vi è provincia, regione, che abbia avuto una partecipazione delle donne innanzitutto, una partecipazione popolare così vasta e così intensa come da noi in Romagna. Quello che mi ha colpito moltissimo di Sergio è che questo giovane, che era un capopopolo, veramente, che era onesto, che era, ci credeva nelle cose che faceva, veramente, guarda, è sempre stato così, ma soprattutto anche all'inizio. E per questo mi sembrava che una persona così dovesse essere amato. La mia attività politica e sociale soprattutto inizia negli anni 45-46, quando ancora ero una ragazzina giovane, e insomma ho incominciato ad occuparmi dei problemi sociali, diciamo, da allora, attraverso l'Associazione Ragazzi d'Italia, che anche a Forlì esisteva. E devo dire che l'attività che ho svolto e l'esperienza che ho fatto all'UDI è stata una delle esperienze più importanti per la mia, diciamo, per la mia formazione come donna. C'erano soltanto le comuniste, ma c'erano le donne socialiste, c'erano le donne socialdemocratiche, le repubblicane, eccetera. E abbiamo svolto un'attività molto, molto importante. Avevo messo insieme un mucchio di carte, di documenti, di cose. E quando Sergio ha pensato di, che ne aveva dei documenti moltissimi, molto più di me, insomma, non c'è un paragone, ha deciso di impiantare il suo archivio, io ho deciso di organizzare, di mettere insieme anche le mie carte. Così è nato il mio fondo, il fondo dell'UDI, diciamo. Questa esperienza, diciamo, dei viaggi è stato un altro momento importantissimo per la mia formazione politico-culturale. Mi riferisco soprattutto al Congresso Internazionale delle Donne che ebbe luogo a Mosca nel 1963. Io fui invitata da parte dell'UDI nazionale ad andare a questo congresso, io e un'altra amica di Forlì. Fu un congresso molto importante perché c'erano le donne, la Federazione Internazionale delle Donne riuniva tutte le donne democratiche del mondo e quindi è una cosa molto bella che ho assistito. L'altro aspetto è quello del viaggio che ho fatto a Cuba nel 1965. Si trattava dell'anniversario della rivoluzione cubana, ma a parte l'esperienza del comizio del leader massimo che ha durato 7 ore, a parte questo che è stata un'esperienza grande, veramente, ma poi sono stati i contatti che io ho avuto come donna con le associazioni femminili di Cuba, con le strutture scolastiche. Mi hanno fatto visitare le strutture scolastiche che avevano realizzato e poi abbiamo avuto un'esperienza con la popolazione cubana, c'era un grande entusiasmo allora. Dopo le cose sono cambiate anche lì, ma è stata un'esperienza molto grande questa. Il collettivo, lotta sociale e organizzazione nelle metropoli e la risoluzione del convegno di Chiavari
Qui si parla di lotta armata ancor prima della strage di Piazza Fontana. Prendono appunto. Capisci? È importantissimo. Di fronte alle prove anche dure a cui mi porterà la mia attività, sono in grado di poter svolgere il compito che mi viene affidato. Ebbene, purtroppo ho avuto incarichi uno dopo l'altro sempre di maggiore responsabilità e devo dire che ho avuto sempre l'impressione di non potercela fare. Ecco, Berlinguer ha la responsabilità di questo. Perché dopo la liberazione volle che io andassi a lavorare con lui a Roma e quindi cominciò la mia attività presso la direzione del partito. Lui era il responsabile della Commissione Nazionale dei Giovani Comunisti e al tempo stesso era il segretario del Fronte della Gioventù a livello nazionale a Roma, dove il Fronte della Gioventù comprendeva i rappresentanti di tutti i partiti, di tutti i movimenti giovanili. E cominciai la mia attività prima come membro della Commissione Centrale dei Giovani Comunisti e poi mi trasferì al Fronte della Gioventù al suo fianco e vi stetti nelle battaglie che il Fronte della Gioventù ebbe ad affrontare. Quella più importante fu al momento in cui si doveva decidere su la scelta dell'ordinamento costituzionale. La prima scelta, repubblica o monarchia, e il Fronte della Gioventù scelse di battersi in favore della repubblica. Il partito, dopo i 25 anni, considera che si debba far parte del partito e abbandonare l'organizzazione giovanile e mi diede un incarico alla direzione del lavoro di massa. E allora ho cominciato a dover approfondire, studiare i problemi della riforma agraria, la questione agraria, studiare le condizioni delle masse contadine, i braccianti dell'Emilia Romagna. Poi invece nel 1968 vengo eletto nella circoscrizione della Camera dei Deputati Bologna, Forlì, Ferrara, Ravenna. Nel 1969 c'è la strage di Piazza Fontana. È un fatto che segna la vita politica profondamente, che avrà delle conseguenze sul piano terroristico e non può non avere serie conseguenze anche sul piano della vita statuale, degli organismi dello Stato che sono preposti a fronteggiare il terrorismo. Poco dopo abbiamo avuto un altro dibattito, quando viene alla luce che vi era stato il tentativo del golpe borghese. In prima persona ho dovuto sostenere quel dibattito e ho dovuto studiare come si ripresentava il fenomeno del fascismo. Per la verità, venivo da una regione che mi aveva indotto a riflettere durante il periodo Tambroni sulla tendenza a volere mettere in discussione
l'ordinamento parlamentare, l'ordinamento costituzionale durante quel periodo di tentativo di sovvertimento democratico, antidemocratico che c'è stato nel periodo del governo Tambroni. Edgardo Sogno e la CIA e il golpe. L'avrà consultato il ricercatore tedesco. Ah, probabilmente. Dunque, qual è stato? Ha riempito la scheda? Sì, sì. Qual è stato il motivo? Glielo dico subito. Sergio era una bandiera straordinaria perché, per conto del Partito Comunista, guidava l'arco di forze politiche. Non c'era solo il partito, c'erano i socialisti, anche, se non ricordo male, anche liberali, adesso non ricordo chi altro, ma sicuramente era un arco di forze molto vasto che lottava per la civilizzazione delle forze di polizia. Ricordo, ho visivamente questa impressione stampata nella memoria, che una volta in una qualche occasione in un teatro che c'erano tutti gli agenti, ufficiali, eccetera. E a un certo punto si aspettava che arrivasse qualcuno e arrivò Sergio. E tutti si alzarono con un affetto e con una con battimani, eccetera, che lui però, come dire, non dico disdegnava, ma lui cercava di quietare per andare subito ai fatti, perché era un pragmatico nel senso gramsciano della parola, del fare. Il problema della riforma di polizia sarà inserita fra i punti programmatici di quella nuova maggioranza che si costituirà. Intanto però nel periodo 1972-74 abbiamo a che fare con una situazione di arretratezza che ci fa sudare sette camicie e che comunque ci porta in questo campo a un grande risultato. Nella successiva legislatura io finisco con l'occuparmi molto delle carceri, prima di tutto perché mi viene richiesto dal partito che vorrebbe un tipo di riforma per l'amministrazione penitenziaria, per il personale che lavora nel sistema penitenziario, analogo a quello che si è realizzato per la polizia. Ho dovuto visitare tutte le carceri del paese. Mi sono dovuto occupare dei suicidi in carcere. Il suicidio in carcere è la malattia, posso dire, è un fenomeno il più drammatico, costante, che non si riesce a sradicare perché le strutture sono inadeguate. Io ho fatto, potrei fare una mostra fotografica con le tante fotografie che mi è stato permesso dai agenti di custodia di poter scattare, eccetera. Della commissione speciale sui servizi
di cui faceva parte Tortorella, e Tortorella me li passava. Tra 100 anni chi vorrà studiare questa storia, su quali fonti può far affidamento? Un ricercatore che viene da noi e cerca una cosa specifica, io sono in grado di indirizzarlo dove non ho quel documento, nello specifico a dove questo documento può essere conservato, quindi anche un po' questo è il senso del nostro lavoro. Dopo la morte di Pio La Torre, dopo l'uccisione di Pio La Torre, si ricostituisce la Commissione Antimafia e del resto in archivio abbiamo tutti gli atti della mia attività in quella Commissione Antimafia, che copre l'ultimo scorcio fine 82-83, poi l'inizio 83 fino all'87. Abbiamo acquisito anche il fondo dell'avvocato Zupo. Io ricordo quando Berlinguer lo chiamò e gli diede questo incarico di essere l'avvocato di parte civile per il caso La Torre. E quella è la stagione di svariati delitti di contenuto politico, perché il caso La Torre si collega al delitto Mattarella, che rappresentava la Democrazia Cristiana, insieme a Reina, che era il segretario del Comitato Cittadino della Democrazia Cristiana, e insieme a Pio La Torre, che era il segretario regionale del Partito Comunista, miravano a enucleare una politica morotea, cioè avevano concordato le linee fondamentali per dare un governo regionale alla Sicilia che fosse di carattere riformista. No, su questo gliel'ho fatto anche capire. Bene. Che loro mi devono dire no in maniera netta. Certo, appunto, dico, se tu gli dici 24 settembre e loro ti dicono no il 24, quello dopo, cioè tu devi trovare un giovedì che la biblioteca del Senato è libera. Dovessimo arrivare a dicembre. Va bene. Fausto Tarsitano mi coinvolse, mio malgrado, nel processo Moro, dicendomi: sono pochi mesi, ormai hanno individuato tutti, li hanno arrestati, i brigatisti. E dico, vabbè, sì, mettiti dentro. E allora mi metto dentro il processo Moro e comincio a studiacchiare qualcosa. Più studiavo e più mi accorgevo che lì c'erano dei responsabili, e come al solito mancavano gli altri, i mandanti. E in questo abbiamo trovato una sponda formidabile in Sergio Flamini, che aveva raccolto, come fa lui, con un'apparente confusione, perché poi lui c'ha i suoi obiettivi ai quali mira in una maniera che è difficile contrastare. Subito dopo le elezioni del 1979 chiediamo la costituzione della commissione d'inchiesta parlamentare, la commissione si forma e lavora fino alla fine della legislatura, fino a tutto il 1983.
e qui ci sono tutti i documenti che sono passati in quella commissione. Proprio nel pieno del caso Moro, nel 1981, scoppiò lo scandalo della P2, il più grande scandalo della storia della Repubblica. Quel materiale parlava chiaro. Esisteva un doppio stato, esisteva una loggia segreta che organizzava molti componenti, la classe dirigente politica, economica del nostro paese. Noi troveremo che i gangli vitali per la ricerca della prigione di Moro sono manovrati da uomini che troveremo iscritti nella P2. Erano quelli che noi avevamo ascoltato alla commissione Moro, le cui relazioni venivano accolte come la verità assoluta. L'attività della commissione Moro, quella della commissione P2, quella della commissione antimafia mi danno il quadro completo che mi dice che Moro era condannato a morte. Era, direi che dall'interno dello Stato si voleva la morte di Moro. Ecco le difficoltà incontrate ed ecco qual è stato l'esito di quella operazione. Avevo in mente di scrivere sulle vicende di mafia di cui mi sono interessato, che sono il processo per l'omicidio del procuratore Costa e il processo Reina, Mattarella, La Torre, collegandoli al processo Moro, cioè come processi in cui chi ha eseguito, ha fatto eseguire il più terribile, il più straordinario, tra virgolette, omicidio politico, quello dell'onorevole Moro, del capo di un partito che era un partito Stato in Europa, nell'Europa democratica, che ha fatto eseguire quello, aveva poi, come dire, liquidato gli scampoli, lì dove poteva risorgere il processo. Autonomia operaia. Sono 100 anni qui. Terrorismo in carcere. È un mare di roba che c'è da perdersi. Io ho conosciuto Sergio nel 1981, quando è stata costituita la commissione P2. Per noi era già diventato famoso, cioè nell'ambito delle commissioni parlamentari d'inchiesta si parlava del metodo Flamini. Io credo che nessun parlamentare come lui abbia mai lavorato così tanto e bene in una commissione parlamentare d'inchiesta. Lui ha letto tutti i documenti acquisiti. Quando era possibile ne chiedeva fotocopie, infatti lui viaggiava sempre con un borsello e con fasci di fotocopie di libri, lo chiamavano il senatore con il borsello, perché poi... E queste cose poi le studiava in archivio dove passava intere giornate. E poi, finite queste commissioni, ha continuato a lavorarci, a cercare di capire, ha fatto delle vere e proprie istruttorie, ha fatto un lavoro da storico. Quanto aiuto ha dato ai magistrati, quante dritte. Ha sempre ubbidito soltanto alla sua coscienza, si è sempre schierato dalla parte della ricerca della verità, delle vittime, e ha fatto un lavoro formidabile su queste carte. Nel 1988 ho pubblicato
la tela del ragno. In quel libro si mette in rilievo le incongruenze, le deficienze del comportamento dello Stato nella battaglia per la salvezza di Moro. Si sottolineano le carenze e anche gli errori compiuti dai servizi segreti, ma anche un comportamento equivoco delle stesse Brigate Rosse. E si pongono degli interrogativi. Io arrivo a quelle conoscenze proprio grazie a quel lavoro svolto quando ero parlamentare, soprattutto nei collegamenti che riesco a stabilire con i brigatisti nelle carceri. È importante che tu ti veda i documenti dell'organizzazione, almeno quei documenti che abbiamo fatto per informare non solo l'organizzazione interna, ma anche i militanti esterni. E dove li trovo? A quali documenti ti riferisci? Ecco, c'è il documento di come è l'organizzazione, per esempio. Per esempio, nel caro nord di Milano, Monte Nevoso, sì, c'era due valigie che doveva essere un archivio dell'organizzazione, no? E lì ci sono tutti i documenti, per esempio, dalla prima azione delle Brigate Rosse, dalla primissima azione, fino ad arrivare non so mica quanto, no? Compreso i rapporti che c'aveva l'organizzazione. È importante capire politicamente perché si è costruita la forza regolare e come era in quel dato momento. Azzolini mi aveva detto sì che c'era un quarto uomo, mi aveva detto sì che lui aveva portato i manoscritti, mi aveva detto anche che tutti gli interrogatori venivano registrati con un semplice registratore a microfono incorporato che gli veniva posto davanti mentre lui parlava. E quindi tutti gli interrogatori erano stati acquisiti, incisi, registrati dalle bobine. Che fine hanno fatto le bobine? La Sfinge non mi ha mai risposto, gliel'ho chiesto, ma non sappiamo. Nel lavoro di ricerca, naturalmente, responsabili di governo come Andreotti e come Cossiga sono stati oggetto della mia attenzione. E a un certo momento è sorta una diatriba, uno scontro abbastanza vivace con il ministro degli interni a proposito del fatto che la commissione d'inchiesta parlamentare non ha ricevuto i documenti dovuti, i verbali dei vari comitati che hanno presieduto alla crisi. A volte ho fatto queste richieste anche pubblicamente. Una traccia doveva pur rimanere dei riassunti delle decisioni prese, che sono decisioni di importanza vitale per Moro innanzitutto. A un certo momento Cossiga mi ingiuria. È in aereo con i giornalisti e un giornalista si avvicina e gli chiede: ha visto che cosa ha detto Flaminio in un'intervista pubblicata da Repubblica? E difatti in Repubblica appariva, credo, una mia dichiarazione, ed era sul caso Moro, ed era appunto su uno di questi aspetti che portava alla critica verso il comportamento del ministro degli interni. Ed egli se ne uscì dicendo: ma smettetela di credere
a questo cretino di Flamini. Io alla sera di quel giorno ero a cena quando apparve alla televisione la notizia, e sentire di dirsi del cretino pubblicamente dal telegiornale che è il più seguito di tutta Italia, il TG1, certamente non mi fece piacere. L'avvocato Zupo mi chiamò e dice: sporgiamo querela. E così iniziò un processo civile che è durato 16 anni, dal 1991 al 2006. Però alla fine la Corte Costituzionale pronuncia il verdetto che il Presidente della Repubblica, quando è fuori dall'esercizio delle sue funzioni, è un cittadino al pari degli altri. Decido che questo denaro è denaro che deve andare alla cultura, perché è la vittoria di una battaglia culturale, e quindi li investo in questo archivio. Per cui l'archivio nasce, era già nato quando c'è la sentenza, ma si alimenta con il contributo di Cossiga. Io non ho che da ringraziare. Oggi l'archivio è un servizio che facciamo per coloro che intendono conoscere la storia, per coloro che intendono servirsi della documentazione che abbiamo qui per conoscere le cose, imparare anche qualcosa naturalmente. La storia può illuminare la verità, e che la verità in questo mondo è difficile da raggiungere. Gli archivi sono la via della fede che noi abbiamo, la fede nella conoscenza. Un'altra cosa che mi ha insegnato Sergio è che le carte vanno rilette. Cioè, se tu torni su documenti di 20 anni fa oggi, hai una comprensione diversa, riesci a fare collegamenti diversi, a scoprire qualcosa in più. Quindi vanno custodite, tutelate e rilette nel tempo e rimesse insieme mano a mano che poi il volume di queste carte aumenta. Gli archivi servono a conservare la memoria e per far sì che quella mirabile fisiologia dell'essere umano, che è l'associazione delle idee, possa esercitarsi al massimo. Sergio e Emilia sono due persone da cui ogni giorno si impara qualcosa. Non sono persone che perdono tempo su cose inutili, non sono frivoli. Sono cresciuti nella povertà e tutto quello che hanno avuto se lo sono costruiti da soli. E soprattutto la cosa bella è che sono altruisti. Ma di quell'altruismo proprio che non pensa che tu devi avere in cambio qualcosa, è quel senso di condivisione delle cose che io solo con loro ho sperimentato e che spero di aver imparato a livello personale e di poterlo trasmettere agli altri, ai miei figli, alle persone che mi circondano, perché questo è il patrimonio di ricchezza più grande che loro mi hanno dato.